Allora, brevemente anch'io desidero ringraziare gli organizzatori di questa serata di beneficenza. Un grazie di cuore da parte mia, tutto lo staff, diciamo così, della cooperativa Insieme, dei ragazzi e delle famiglie. Il nostro progetto è intitolato così: Si parte. Sono soggiorni in autonomia per persone con disabilità. Brevemente, la nostra cooperativa Insieme da quasi 30 anni opera a fianco di giovani portatori di handicap e delle loro famiglie. Siamo nati per rispondere al bisogno di ragazzi disabili che non potevano essere inseriti nel mondo del lavoro. Grazie all'iniziativa di un gruppo di volontari, Cesano Maderno, e di un emerito cittadino di Desiano, che è il professore Enrico Ghezzi, qui presente tra noi. Che 28 anni fa era direttore del corso professionale allievi disabili del consorzio Desio Brianza. In questa serata vogliamo promuovere un progetto innovativo sul quale stiamo lavorando da qualche anno e il progetto Si parte. Si tratta di esperienze residenziali in appartamenti protetti e soggiorni di vacanze in autonomia. Il progetto vuole favorire un avvicinamento graduale alla vita fuori del proprio nucleo familiare con il gruppo di educatori e volontari. Le esperienze si svolgono in piccoli gruppi di 4-5 ragazzi. Il valore del progetto consiste nel cominciare a pensare ad un futuro possibile per questi ragazzi e accompagnare le famiglie nel progettare il dopo di noi. Il costo stimato di un'annualità del progetto è di circa 20.000 euro. Intendiamo destinare il contributo che la vostra generosità ci permetterà di raccogliere in questa serata, in particolare i 24 ragazzi che frequentano il nostro centro CSE di Desio, il centro socio-educativo. Aperto nel 2002 in via Olmedo, è uno stabile messo a disposizione dell'amministrazione comunale di Desio, con la quale collaboriamo strettamente ormai da molti anni. Questo è il progetto. Spero che abbiate capito.